È un momento molto delicato questo, per il mondo intero, per la storia, esatto. Cosa può nascere dal dialogo? Dal dialogo. È fondamentale, non è che cosa può nascere. Se qualcosa rinasce, rinasce soltanto dal dialogo. Il Papa nella Fratelli Tutti lo presenta come un metodo, non è solo un elemento, diciamo, antropologico, ma è anche un metodo per poter costruire qualcosa insieme. Forse l'abbiamo un po' smarrito nel corso dei decenni ultimi e ci siamo sempre più chiusi dentro a un individualismo, dentro a una visione molto molto centrata sul singolo, su di sé, e questo qui produce poi, oltre alla frammentazione, poi produce anche il danno, credo, ambientale, sociale, insomma, tutti i danni che ne conseguono, perché senza un confronto aperto, sereno, difficile comprendersi, difficile capire le ragioni dell'altro, difficile anche valorizzare le ragioni dell'altro e quindi poter fare qualcosa di più bello se si fa insieme così. Il Papa ce la sta mettendo tutta. Veramente, preghiamo perché il Signore lo conservi, lo custodisca, che possa continuare a guidarci in questa avventura di una... questa qui è una riforma permanente dentro la quale dovremmo entrare tutti, non solo come Chiesa, ma proprio come società civile. Soltanto questo è... la possibilità del futuro passa da lì. Grazie. Grazie, grazie.